Buonasera, buonasera a tutti. Ci siamo? Accomodatevi, vediamo di portare magari qualche panca. E ci sono anche le sedie giù in fondo. Allora, 24esima Bergenfest, una Bergenfest che è cominciata con diciamo un tempaccio, ma che ha avuto comunque un'importanza enorme nel nostro panorama anche estivo della Lega. Questa sera, lunedì 26, una molto importante come appuntamento politico. Noi ci siamo un po' caratterizzati nel corso di questi anni proprio per avere un'attenzione particolare alla politica, no? Se non per motivi legati a questioni romane, soprattutto locali. Allora, io la tengo breve. Novara, 13 luglio 1968. Dal 30 marzo del 2010 è presidente, è stato sottosegretario di Stato allo sviluppo economico con il governo Berlusconi e tante altre belle cose ancora. Si è schierato a favore della TAV in Val di Susa perché la ritiene un'opera infrastrutturale essenziale per collegare il Piemonte e la Lombardia all'Europa. Questo per contribuire alla rinascita della regione Piemonte e, a questo punto potrei dire, alla nostra agognata macroregione, in barba a quello che dicono i grillini. Roberto Cota, vieni sul palco, vieni. Sono, l'ho scoperto anch'io, sono coscritti, come diciamo qua da noi. Conegliano, 27 marzo del 68, è presidente della regione dal 13/4/2010, è stato uno dei più grandi ministri alle politiche agricole, alimentari e forestali con il governo Berlusconi, eccetera, eccetera, tante belle cose ancora. Una cosa che l'ha caratterizzato, questo è successo anche a Cota, ha dato le dimissioni da ministro per tornare nella sua amata terra, il Veneto, a fare il presidente. Aspetta. Il razzista Luca Zaia nel 2009 ha presieduto il primo G8 agricolo, vertice che ha affrontato in modo serio il tema della fame nel mondo. Posizione, ha tenuto una posizione contraria agli OGM in netta contrapposizione con il suo predecessore in regione e il ministro dell'agricoltura Giancarlo Galan. Si è già seduto Luca Zaia. Come è già successo, è già avvenuto con molto molto piacere, è diventata da poco mamma di un bellissimo bimbo che tra l'altro abbiamo nelle retrovie del nostro, è stata qua già con noi, molto interessata a quelle che sono un po' le dinamiche politiche estive, una di quelle che si dà molto da fare sotto l'aspetto dell'informazione, direttamente da Sky, Gaia Mombelli. Allora, quest'anno sono al centro, l'anno scorso vi avevano messo in fila, invece quest'anno. Innanzitutto buona serata a tutti, grazie agli organizzatori per avermi reinvitato, per aver dato l'opportunità anche quest'anno ancora a due presidenti di due regioni governate dalla Lega di essere qui con voi più che con me. Io faccio solo delle domande, manca la Lombardia, ma perché quest'anno c'è una ragione ovviamente diversa rispetto all'anno scorso, avevamo il vicepresidente l'anno scorso, quest'anno c'è il presidente che chiuderà la festa, quindi ovviamente essendo anche segretario federale ha
ha prevalso questo altro ruolo, ma questo ci darà modo di parlare con i presidenti di Veneto e di Piemonte. Io direi iniziamo con il Piemonte per cavalleria, nel senso che il Veneto, come dire, c'è stato più volte, ha iniziato l'anno scorso Luca Zaia, quindi quest'anno diamo il via questa serata con Roberto Cota. E parliamo di macroregione. Allora, è stato uno degli slogan delle vostre campagne elettorali ed è stato anche lo slogan della campagna elettorale di Maroni, che ovviamente voi avete sostenuto, ed è un progetto che non riguarda soltanto la Lombardia ma riguarda insomma altre regioni, addirittura dovrebbe essere esteso anche al Friuli, alla Liguria si era detto. A che punto siamo? Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Circa 15 giorni fa il Parlamento ha approvato una legge che stabilisce che l'autority dei trasporti sarà a Torino, quindi non a Roma o a Napoli, ma a Torino. Ecco, questo è stato il primo concreto risultato dopo pochissimi giorni della macroregione del nord, perché a favore della indicazione di Torino non si è schierato soltanto il presidente della regione Piemonte, come può essere normale, anche qui normale fino a un certo punto, perché noi al nord abbiamo sempre la tendenza a litigare e a dividerci, mentre invece al sud hanno sempre la tendenza a non dividersi quando si tratta di fare i loro interessi, anche e soprattutto gli interessi che poi non coincidono con i nostri perché non sono cose giuste, cioè sono, per esempio, quando la Calabria vuole garantirsi migliaia e migliaia di forestali inutili, questo vuol dire non fare gli interessi dei cittadini calabresi, ma vuol dire ovviamente fare gli interessi di alcuni gruppi di potere. Aperta parentesi chiusa. Ma a favore di questo trasferimento c'era il presidente della regione Piemonte, il presidente della regione Lombardia e il presidente della regione Veneto. Primo grande risultato. E ovviamente io sarò schierato al fianco di Luca Zaia tutte le volte che Luca Zaia porterà avanti qualcosa che riguarderà gli interessi della Regione Veneto, ma che riguarderà anche gli interessi complessivi di un sistema nord. Perché il nord è un insieme di territori che ha le stesse esigenze, che ha gli stessi problemi da affrontare e che è un sistema omogeneo, che ha una sua identità e che ha bisogno soltanto di una cosa, cioè di far saltare quelle che sono le catene che la legano, che ci legano, che legano il nord a Roma. Se l'altro giorno è uscita una graduatoria che ha stabilito le regioni che sono più competitive, e le regioni più competitive sono le regioni che possono godere di un federalismo avanzato, c'è un motivo. Allora, in poche parole, in che cosa consiste la macroregione che noi dovremo costruire? Provo a individuarla. Consiste in un territorio omogeneo che può godere di un grado di autonomia particolarmente marcato, e cioè essere un territorio che gode tutto di un vero e proprio statuto speciale, dove almeno il 75% delle entrate tributarie possa rimanere sul nostro territorio, quindi federalismo vero, federalismo fiscale vero, e un territorio che poi possa, e questo sta a noi e lo faremo, affrontare in modo comune tutta una serie di problemi
e anche affrontare in modo comune la gestione di servizi che sono particolarmente importanti. Penso alla collaborazione che potremo realizzare in tema di trasporti, alla collaborazione che potremo realizzare in tema di sanità. Sono due temi centrali, ma poi ne potremo avere tanti e tanti altri. Se lasciano in pace il Nord e se il Nord può lavorare insieme, noi diventiamo imbattibili. Allora non saremo fuori dai primi 100, ma saremo nei primi 10 a livello di territori competitivi. Sicuramente nei primi 10. Zaia, prima di parlare dei temi di attualità e temi sia a livello nazionale che regionale o di macro regione, bisogna sgomberare il campo da qualche equivoco, se equivoco è stato. La Lombardia quest'anno ha organizzato più di 90 feste della Lega, in Veneto ce ne sono sì e no 4, forse 5. I giornali sono pieni di racconti, di vicende che parlano di una Lega a tratti divisa, a tratti addirittura inesistente. Avete perso delle roccaforti importanti a partire da Treviso, ovviamente parlo del sindaco. Allora, partiamo proprio da qui. Che cosa sta succedendo alla Lega in Veneto? E intanto grazie per l'invito. Sono venuto qua perché c'è bella gente. Leghisti seri. E poi ho detto annunziante, mi date i salami stasera prima di andar via. Perché ricordo che l'anno scorso mi hanno dato un cesto, allora ho detto, ma no, a parte gli scherzi, ma noi stiamo vivendo un grosso travaglio, no? Cioè sta nei cicli della vita questo aspetto. E abbiamo poche feste, direi che cioè, forse sono sparite la quasi totalità delle feste, non ci sono. Però sono venuto qui, cioè, mi sento bene come fossi a casa mia, cioè, non c'è problema. Poi devo anche dire che è altrettanto vero che poi ognuno si occupa delle sue cose, cioè io non ho responsabilità di partito, seguo i veneti, vi ho sempre detto, qualcuno magari ogni tanto si incavola, dice ma perché Zaia dice così? Dico che non avendo una carica politica, ma avendo semplicemente l'onore e l'onere di seguire una regione che ha 170.000 disoccupati, che ha un sacco di problemi, i veneti hanno votato un governatore a tempo pieno, e io fino all'ultimo giorno garantirò il tempo pieno ai veneti, questo poco ma sicuro. Prova ne sia che noi il primo di settembre, sono fra due giorni, siccome mi hanno detto all'inizio del mandato che c'erano le liste d'attesa troppo lunghe negli ospedali e qualche genio mi diceva che bisogna comprare più TAC, più risonanze magnetiche, mammografi, ecografie, io ho detto no, facciamo un'altra roba. Dal primo di settembre in Veneto, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 8 a mezzanotte, i cittadini possono andare a farsi TAC, risonanze magnetiche, ecografie. A me sembra che questi siano i segni concreti della buona amministrazione, lo ricordava prima Roberto Cota, noi siamo qui per risolvere i problemi, poi i premi Nobel ce li abbiamo tutti a Roma, lasciamoli lì, stanno producendo tanto a Roma, no? Penso insomma che ci voleva un ministro perché ci parlasse di integrazione, ci parlasse di un sacco di bei problemi. La verità è che noi siamo sul pezzo. Mi permetto di dire, guarda, questa domanda, io ringrazio Gaia Mombelli che peraltro con professionalità ci segue da anni ormai. Lei è volto di Sky ed ecco lei che ci ha sempre seguito in tutti questi anni. Dico, questa domanda che non è una domanda che magari ti piace sentirti fare, no? Cioè uno dice, ti chiede la Lega, ti chiede i casini a casa tua. Io però vi risponderei con vi darei una risposta, no? Sulla quale vi chiedo anche una meditazione, magari lo fate domani, dopodomani a casa, insomma, quando non avete nulla a cui pensare, perché ci sono tante cose più gravi che sta qui a pensare del travaglio della Lega. Io penso che se c'è una certezza, non è che la Lega non finirà, ma che il leghismo non finirà mai. Il leghismo. Il leghismo sopravvive anche alla Lega.
se qualcuno si è messo in testa di eliminare il leghismo, sbaglia, perché come l'amore vero non finisce mai. E quindi noi sappiamo che i miei veneti, ma anche i lombardi, i piemontesi, hanno ben chiaro che temi come federalismo, autonomia, autodeterminazione, essere padroni a casa propria, non pagare più 18 miliardi di tasse all'anno, avere gente che gira per le strade che si comporta bene, che non commette reati e che chieda permesso quando entra in una casa e non che pensi di essere a casa sua. A me sembra, perdonatemi, lo dico, e ve lo dice una persona che ha la tessera in mano da 20 anni e anche più, adesso non fatemi fare i conti, e continuerà a farla, che non è un tema di tessera in tasca. Io trovo tanti cittadini che magari non vengono ai nostri comizi, ma che comunque sono attenti a questi temi. E come dico sempre io, per essere buoni leghisti bisogna non rassicurare fedeli, ma evangelizzare gli infedeli. Cioè parlare a coloro che sarebbero disponibili a fare questi ragionamenti, ma che spesso noi trascuriamo perché non hanno la tessera, perché non si mettono la maglietta verde. Ma guardate che il leghismo è qualcosa di molto più sublime di quello che noi possiamo pensare. Senta, ma a proposito di leghismo, che potrebbe essere maggiormente diffuso, lei lo vedrebbe bene Tosi candidato come leader del centrodestra? Ma guarda, queste sono espressioni della politica, e peraltro io, non avendo ruolo attivo, cioè non è che esprimo solo considerazioni personali, perché non sono nella stanza dei bottoni, non so quali siano gli ultimi eventi che abbiano portato a questo. Dico che se ci sarà una corsa per le primarie, la Lega dovrà avere il suo candidato. Tosi si è dichiarato disponibile, ne prendiamo atto. Mi fermo qui, perché poi è giusto che per primo si esprima il segretario federale Maroni, che è lui che ha la responsabilità e il quale prima o poi ci dirà qual è poi la visione di tutta questa partita che riguarda Tosi e riguarda le primarie. E iniziamo a affrontare un po' i temi di politica nazionale che sono sempre più all'ordine del giorno. C'è un governo che la Lega non sostiene, un governo che non si sa se durerà, non si sa se arriverà fino in primavera, c'è chi dice che si andrà a votare già a novembre, insomma sono tante le ipotesi. E c'è questa figura, quella di Berlusconi, che è come sempre molto controversa anche all'interno della Lega. Ma secondo voi c'è chi ha detto proprio da questo palco che è possibile in futuro che la Lega corra da sola anche alle politiche e che non ci sia più un'alleanza con, adesso possiamo dire, Forza Italia, non più PDL. Secondo lei in futuro invece ci sarà ancora necessità di un'alleanza con Berlusconi, qualunque sia la formazione che proporrà, oppure la Lega sceglierà davvero di correre da sola? Ma la risposta è questa, nel senso che la Lega non è che sceglie di fare le alleanze o di non farle per un tornaconto di tipo politico, no? Noi abbiamo la nostra identità. Noi scegliamo di fare le alleanze per un interesse, sì certo, un tornaconto, che è quello di veder realizzato il progetto politico. Cioè noi decidiamo di fare le alleanze con questo o con quello a seconda di chi sostiene un progetto politico ben preciso. E quindi le alleanze le decideremo a tempo debito, mettendo sul tappeto quello che è il progetto nostro della macroregione del nord. Da lì non si scappa, non è che si discute di alleanza per spartirsi questa o quella poltrona romana o una fetta di potere romano. Noi vogliamo che Roma abbia sempre meno potere. Vogliamo fare in modo che finalmente si riduca la spesa pubblica dello Stato, non che tagliano in continuazione i trasferimenti agli enti locali. E vogliamo che finisca il meccanismo della finanza derivata, e cioè le risorse devono rimanere sul territorio. E quindi è questo il tema che affronteremo, lo affronteremo in questo modo a tempo debito, il tema delle alleanze.
E il governo è paralizzato, cioè scusate, leggete i giornali e non è che si parla dei problemi della gente, questi se le sparano di santa ragione tutto il giorno, uno contro l'altro, che cosa stanno a fare lì al governo in una condizione di questo tipo? Meglio le elezioni. Le elezioni sono necessarie per arrivare ad un chiarimento e per poter ripartire facendo le cose che sono assolutamente necessarie. Noi siamo usciti, usciamo da 2011, fine 2011, adesso siamo nel 2013, insomma da un periodo devastante dal punto di vista del governo centrale. Monti doveva arrivare e risolvere tutti i problemi, e i problemi sono stati risolti o invece sono stati aggravati? Mi sembra che siano stati aggravati. Adesso è arrivato da pochi mesi Letta, sta facendo Letta quelle che sono le riforme necessarie al paese? No, tutto fermo. Leggete i giornali, dei problemi concreti si parla, forse i politici a Roma ne parlano forse così quando gli avanza mezz'ora di tempo. Non esiste una cosa del genere. Poi c'è la questione di Berlusconi, la sinistra non mi sembra che voglia affrontare quello che è il problema vero, e cioè che dobbiamo avere una, certo, una separazione dei poteri, però dobbiamo anche riconoscere quella che è la realtà. Allora io lo dico chiaramente, la maggioranza delle persone pensa che comunque non sia stato normale l'accanimento nei confronti di Berlusconi, perché se uno ha subito 41 processi da quando è in politica, beh, qualcosa che non funziona nel meccanismo c'è, no? E invece la sinistra ha in testa un altro schema, e cioè quello di poter beneficiare di quelli che sono di quella che è questa situazione, laddove non è riuscita con il consenso elettorale. Questa è la realtà. L'anno scorso alla Festa dei Popoli a Venezia c'erano molti cartelli, me li ricordo, insomma ce li ricorderemo un po' tutti, che inneggiavano alla secessione. Molti erano proprio dei veneti che chiedevano questa separazione netta. In fondo la Lega sono anni, da sempre che ne parla, con toni però diversi negli anni, fino alla macro regione che sembrava essere appunto la soluzione che escludeva appunto l'ipotesi di una secessione. Se ne è invece tornato a parlare proprio in questi giorni, proprio durante le feste leghiste, e ancora una volta il Veneto sembra essere capofila di questa battaglia, quella della secessione. Secondo lei è un'ipotesi realizzabile, oppure, come dicevamo, la macroregione può essere una soluzione? E secondo lei questo governo fin quando potrà durare? Io dico innanzitutto che la vera preoccupazione che molta parte della politica nazionale ha sempre avuto, la gran parte della politica nazionale, che è quella di una incalzante secessione proposta da Lega potesse vedere il sole e quindi avere realtà, oggi non è più un problema della politica, perché nel mio Veneto la secessione c'è, è reale, la fanno gli imprenditori con le loro imprese che se ne vanno dal Veneto perché non ce la fanno più a fare impresa. Ed è, se voi pensate, esattamente quello scenario che descrivavamo nel 96, no? L'impossibilità di dare risposte ai cittadini, e questa impossibilità si sarebbe tradotta allora con un progetto della politica, oggi con un progetto molto più da strada e pratico, di 500 imprese che anche quest'anno se ne sono andate dal Veneto, hanno fatto un'ora e mezza di strada, non 15 ore di strada, un'ora e mezza di strada, se ne sono andate in Carinzia, dove hanno 500 imprese hanno messo radice, hanno fatto perdere 13.000 posti di lavoro al Veneto, virgola, all'Italia. E concretamente hanno dimostrato che la tassazione di una realtà come la Carinzia, dove c'è semplificazione amministrativa, dove si paga il 25% di tasse, è molto più competitiva dell'ufficio complicazioni affari semplici che si chiama Italia, dove
dove si pagano il 68,6% di tasse. Voi capite che di fronte a questo è difficile dare torto a personaggi come Marchionne che dicono che in Italia è difficile fare impresa. Io direi che Marchionne si sbaglia, in Italia è impossibile fare impresa. Lo dicono le 600.000 imprese che noi abbiamo e che ne hanno le tasche piene. Guardate che questa visione secessionista dell'impresa è una visione che attraversa tutte le visioni politiche, imprenditori di destra, di centro e di sinistra e della Lega. Imprenditori che comunque per spirito di sopravvivenza, non messi più nelle condizioni di pagare le tasse, sottolineo, non messi più nelle condizioni di pagare le tasse, finiamola col dire che siamo un popolo di evasori, se qualcuno evade le tasse in Italia, le evade da qualche altra parte, basta guardare altri punti cardinali. No, ve lo dico con cognizione di causa perché l'ultima indagine di una settimana fa dice che noi siamo tra i più virtuosi a pagare le tasse. Io mi chiedo per quale motivo l'Agenzia delle Entrate, per il tramite del Ministero, continua a fare concorsi per l'assunzione di controllori, di ispettori, e invece di mandarli al sud li manda al nord. Se me lo spiegate, noi siamo per una tassazione giusta, per una tassazione equa, perché il datore del lavoro dia più stipendio al lavoratore e non a Roma, siamo perché comunque ci siano delle risposte al territorio, ma siamo anche per una perequazione, cioè i controlli debbono essere fatti nella stessa maniera da nord a sud. È facile alzare la voce con il rivenditore di coni gelato magari in centro a Bergamo, non è altrettanto facile farlo in qualche altra parte d'Italia. E arriviamo alle province. Allora, se ne è parlato tanto, Letta ha promesso verranno abolite, alle regioni ci saranno delegate le funzioni legislative, ai comuni invece le funzioni amministrative, 2 miliardi sarà il risparmio. C'è chi invece dice non è vero, aumenteranno i costi a partire dal fatto che i dipendenti delle province oggi hanno uno stipendio che se dovessero diventare dipendenti regionali questo stipendio aumenterà. E da lì tutta una serie di altre motivazioni che direbbero che questo risparmio effettivamente non ci sarebbe. Allora, innanzitutto, secondo lei ci riusciremo ad avere la cancellazione delle province così come Letta ha promesso, e poi quali saranno i vantaggi e quali saranno gli svantaggi? Guarda, io la vedo come un'altra fregatura per noi, cioè proprio ve lo dico fuori dai denti, una norma manifesto che nasconde l'ennesima fregatura, cioè l'ennesimo problema che viene scaricato sugli enti locali mentre lo Stato non taglia niente. Allora, voler affrontare il tema degli sprechi e il tema del costo eccessivo della spesa pubblica, volerlo affrontare seriamente vuol dire, prima di tutto tagliamo tutti i dipendenti inutili che ci sono nei ministeri, poi affrontiamo gli altri temi, no? Invece loro a Roma le spese dei ministeri non le tagliano mai, anzi aumentano le spese dell'apparato centrale, di tagliare le prefetture neanche se ne parla, le prefetture rimangono lì con tutto l'apparato di annessi e connessi, arrivano sistematici tagli agli enti locali e c'è stata questa operazione sulle province. Io dico la mia opinione, sono stato dall'inizio disponibile a fare un ragionamento di riorganizzazione delle province sul mio territorio, tant'è che eravamo arrivati come Piemonte, come sistema Piemonte, a fare anche una proposta di riduzione delle province da 8 a 4. Ma pensare che non ci sia una realtà sovraordinata rispetto al comune
In una regione come la mia, che ha 1206 comuni e che ha province, territori come la provincia di Cuneo, vuol dire assolutamente non conoscere il territorio. Poi al sud si sono fatti le provincette da 50.000 abitanti che non servono assolutamente a nulla, però si è fatto come sempre di tutta un'erba un fascio. Poi voglio capire, tagliano le province, però i dipendenti pubblici non si possono licenziare, no? Quindi tutti i dipendenti, le migliaia di dipendenti che hanno assunto soprattutto al sud, rimangono in carico, no? E rimangono in carico comunque al sistema pubblico. E poi un'altra cosa fantastica che si sono inventati, no? Insieme alle province c'è il meccanismo delle città metropolitane. Allora abbiamo scoperto che il sindaco di Torino diventerà anche il sindaco del più piccolo comune che è in Valsusa. Ma che senso ha una cosa del genere? Ma che senso ha dal punto di vista dell'efficienza? Che senso ha dal punto di vista della rappresentanza politica? Che senso ha dal punto di vista della identità dei territori? Non ha nessun senso. Quindi la riforma, così come è stata proposta, approvata, è l'ennesima fregatura. L'ennesima fregatura soprattutto per chi? Beh, per noi al nord, che comunque abbiamo una attenzione ai costi della pubblica amministrazione e comunque abbiamo una attenzione a far funzionare quello che è il nostro territorio. E così non va bene, cioè non ne ha azzeccata una il governo Monti e non ne sta azzeccando una dal punto di vista del rapporto con gli enti locali, neanche il governo Letta. Il governo Monti aveva fatto il riordino delle province, diciamo, con legge ordinaria, non sapendo che le province avevano una tutela di tipo costituzionale. Ma non è che siamo in una dittatura, no? Che la Costituzione viene invocata quando fa comodo a loro e invece quando non fa comodo a loro viene calpestata. Quindi io sono veramente molto molto perplesso, sono disponibile ad affrontare il tema della anche di una riorganizzazione, di una razionalizzazione, dopo che questo tema però è stato affrontato dallo Stato centrale, non prima, perché sennò questi non cambiano mai e continuano a peggiorare sempre di più le cose. E però ad affrontarlo con un po' di testa, ad affrontarlo lasciando ai territori la possibilità di decidere determinati ambiti territoriali, determinati ambiti di estensione delle province, lasciando un meccanismo di scelta da parte della gente, che oggi viene assolutamente cancellato, togliendo questa roba che non sta né in cielo né in terra dei sindaci delle città metropolitane che vanno a comandare in montagna, perché poi vai, guarda caso, poi vai a vedere anche da un punto di vista pratico e scopri delle cose molto interessanti, no? Per cui la sinistra oggi governa, no? Nelle città metropolitane. Fuori non governa la sinistra, perché evidentemente c'è un senso di appartenenza al territorio, una identità più marcata, e allora hanno votato in un determinato modo, no? Per esempio a Milano, a Milano il sindaco di Milano è Pisapia, il presidente della provincia non è Pisapia, allora perché Pisapia deve comandare su tutto il territorio quando non è stato eletto? In base a quale principio? C'è anche questo sotto, no? Un tentativo ovviamente strisciante di conquistare un determinato potere. Noi non è che siamo proprio cretini, tutte queste cose le vediamo parlando tutti i giorni, con gli amministratori locali. E io conosco bene i miei sindaci, sono 1206 e i sindaci
con Fassino vado anche abbastanza d'accordo, perché per carità è una persona anche di esperienza eccetera eccetera, però lui cosa c'entra con l'alta montagna? Scusate, ha dei problemi diversi, c'è già tante cose da fare, che affronti le sue cose. Poi sotto sotto lo sa anche lui, su questo è d'accordo con noi, perché poi quando andiamo a parlare con gli amministratori locali scopriamo tante convergenze sui temi concreti. A proposito, di amministrazione pubblica, è fresco il Consiglio dei Ministri di questa sera che ha deciso, sfruttando fondi europei, l'assunzione di nuovi dipendenti. Oltretutto anche ci sono tra questi anche 1000 vigili del fuoco, forse qualche situazione può essere sanata in questo modo. Diminuiranno ancora le auto blu, non so, è una decisione presa proprio questa sera, una decisione che è stata, come tutte quelle del governo, fortemente osteggiata dai grillini, e proprio ieri o l'altro ieri qui dalla Bergenfest è sembrato di capire ci fosse stata un'apertura, o meglio un dialogo, è stato Calderoli stesso a confermarlo, proprio con i grillini. Quindi la Lega quantomeno sta dialogando, tentando un approccio con i grillini per capire se è il caso di andare subito alle elezioni ed eventualmente come fare anche con il Porcellum. Secondo lei che cosa succederà? Ma io dico quello che penso che questo sistema elettorale non vada bene. Io la vedo così, penso che ci voglia una nuova legge elettorale, penso che i cittadini debbano eleggere i loro rappresentanti, punto. Poi so che ci sono posizioni che non sono compatibili con quello che ho detto anche in Lega, però io che sono sempre in mezzo alla gente, che frequento i cittadini, dico anche in onore del rispetto del contratto sociale, il popolo ci dà un segnale sul tema della legge elettorale. E penso che sia fondamentale ascoltare questo segnale. Molti voti che Grillo ha preso sono quei voti che comunque sono stati intercettati dal fatto che una persona si presentava nelle piazze e diceva: se noi saremo eletti cambieremo la legge elettorale. Poi giusto o non giusto, tutta la strategia, però il tema è vero, è un tema reale che oggi ci porta a fare dei ragionamenti. Io penso che quel Consiglio dei Ministri di oggi, più che un Consiglio dei Ministri che ha sfornato soluzioni a problemi, sia un Consiglio dei Ministri preelettorale, me lo lasci dire, nel senso che nel momento in cui un Consiglio dei Ministri ci dice questa sera 1000 vigili nuovi, l'obbligo di assunzione di tutti quelli che hanno vinto i concorsi che sono in attesa di essere assunti, trasformazione di tutti i contratti in tempo determinato in tempo indeterminato, per carità, con tutto il rispetto di chi è precario, però ho l'impressione che si promettono cose che non si possono mantenere. Piuttosto io dico, se questo governo, guardate, io ho condiviso il discorso che Letta ha fatto durante il suo insediamento e penso che ci sia stata un'azione responsabile del nostro partito, della Lega, nel momento in cui ha deciso di astenersi, perché è accaduto anche in Germania, in un momento di difficoltà non tutti sanno che Angela Merkel governa con un governo di larghe intese, quindi c'è la destra, la sinistra, c'è tutto insieme. E la difficoltà è evidente, cogente, la conosciamo tutti, che non è solo quella dello spread, è quella delle aziende che chiudono, che è quella dei disoccupati, di un ragazzo su due che non trova lavoro. Allora uno dice, bene, ha fatto un bel discorso all'insediamento, uno si sarebbe aspettato un'attività più rigorosa. Vi faccio una domanda, voi credete a quello che hanno detto stasera che spariscono le auto blu? Io ho anche l'impressione che sia la carota che si mette davanti col bastone al cavallo per farlo camminare. La verità è che se Letta avesse avuto le palle, cioè i fondamentali, avesse avuto sangue nelle vene, avrebbe fatto, se non altro, avrebbe deciso di applicare quello che noi abbiamo lasciato come eredità. Noi abbiamo lasciato 6 decreti attuativi per il federalismo, che magari per qualcuno è una storiella da raccontare ai comizi, ma noi abbiamo lasciato i costi standard. Significa che se in Italia si applicassero i costi delle pubbliche amministrazioni virtuose, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il risparmio annuale, semplicemente chiedendo a tutti gli italiani, le istituzioni, di vivere come noi, il risparmio annuale di 30 miliardi di euro. Sono 60 mila miliardi di vecchie lire, valgono più di 2 o 3 finanziarie assieme.
Vorrebbe dire semplicemente che noi potremmo avere a disposizione 30 miliardi per la promozione dell'economia, per abbassare le tasse, per il cuneo fiscale, per lasciare più soldi in busta paga ai lavoratori e per dare risposte ai tanti giovani che non trovano lavoro. Al nord un ragazzo su 4 sotto i 30 anni è senza lavoro e 2 sono precari. Qualcuno che è qui magari stasera non è della Lega dice: ma perché non l'avete fatto voi? Perché ci avete mandato a casa. Noi avevamo pronto tutto lo studio sul federalismo e i decreti attuativi e soprattutto pronta tutta l'operazione di costi standard. Molto probabilmente quello è stato uno dei motivi per i quali ci hanno mandato a casa. Bravo. Allora, chiudo ricordando solo una cosa, che applicare i costi standard vuol dire ad esempio a qualche regione del sud dire che i pasti in ospedale debbono costare 6 euro e mezzo come costano in Veneto per paziente e non 60-80 euro. Che una siringa deve costare 4 centesimi come costa in Piemonte, in Lombardia e in Veneto e non 26 centesimi. Che i forestali in Veneto sono 400, non 22.000 come in Sicilia. Quando si studia l'economia all'università c'è sempre il concetto del buon padre di famiglia. Non serve essere andati all'università, no? Il buon padre di famiglia cosa fa? Entrate, male che vada devono essere uguali alle uscite. Bene che vada devo risparmiare ogni mese. In questo paese le entrate sono sempre inferiori alle uscite. Vuol dire che noi non dobbiamo più scomodare i premi Nobel dell'economia. È bene che ci mandiamo il buon padre di famiglia a governare. C'è stato un altro punto in comune, diciamo così, con i grillini, oltre alla versione all'attuale governo, ed è stato rispetto ai referendum promossi dai radicali sulla giustizia. Almeno alcuni di questi referendum sono stati appoggiati sia appunto dai grillini sia dalla Lega. E lei se ne è fatto promotore soprattutto su quelli della giustizia. E poi di questo vorrei che ci parlasse, quali sono i punti che la Lega vorrebbe potessero essere votati dai cittadini appunto tramite i referendum. E poi c'è la questione della TAV, perché se su questo punto c'è un accordo o quantomeno una sintonia con i grillini, di certo non c'è sulla questione TAV. Perché la Lega da sempre sostiene quest'opera, mentre è fortemente avversata dai sostenitori di Grillo e del Movimento 5 Stelle. Ma noi certe cose le abbiamo sempre dette, adesso poi se le dicono anche gli altri, perché magari complessità delle cose che dicono, nella diversità delle cose che dicono e che sparano, diciamo, c'è qualcosa che coincide con quello che noi abbiamo sempre detto, è una coincidenza, come dire, oggettiva, non è che ci sia niente di più. I referendum che noi sosteniamo, che sono i referendum che hanno promosso i radicali, sono, per quanto riguarda la giustizia, quello sulla separazione delle carriere, cioè la separazione della carriera tra pubblico ministero e magistrato giudicante. Il pubblico ministero sostiene una parte, il magistrato deve essere veramente terzo, no? Perché rispetto al pubblico ministero, perché se no sono due contro uno e uno che è il cittadino rischia di soccombere e invece ci deve essere una posizione di parità. Mi sembra una cosa assolutamente logica, eppure le cose logiche da noi non si traducono mai in realtà. Questa è una caratteristica pazzesca, no? di questo paese, non è che ci vuole uno scienziato, anche perché oggi il pubblico ministero, siccome non è completamente parte e il giudice non è completamente terzo, in realtà dovrebbe anche cercare
dovrebbe cercare prove a discarico dell'indagato, quindi dovrebbe essere, come dire, mettersi anche dal suo punto di vista, e in generale abbiamo visto questo. Poi c'è sempre, ci sono pubblici ministeri che si comportano in un certo modo e c'è un gruppo magari che non si comporta in un certo modo, però non mi sembra che mi sembra che ci sia un problema, no? Da questo punto di vista. La seconda cosa è, il secondo referendum è quello legato al collocamento dei magistrati fuori ruolo. Se uno fa il magistrato, fa il magistrato, non è che può fare qualcos'altro avendo la garanzia del posto e anche dell'indipendenza che dovrebbe essere collegata con il ruolo di magistrato. E quindi non è che possiamo trovare magistrati che poi vanno e lavorano all'interno delle pubbliche amministrazioni e quando gli pare e piace ritornano a fare il magistrato. E ci dovrebbe essere anche un meccanismo legato al fatto che chi fa il magistrato e poi si mette a fare politica, poi non è che può ritornare a fare il magistrato. Questo è un principio, ci vuole la separazione dei poteri. E diciamo, è un meccanismo, anche qua è una cosa assolutamente logica. Poi, terza cosa assolutamente logica, è la responsabilità. Se tu oggi fai il medico, io ve lo dico perché, come dire, da presidente della regione ho imparato tantissime cose, no? È un lavoro molto, diciamo, formativo, ecco. E io ho imparato che fare il medico è una cosa tostissima, perché ogni due per tre ti fanno delle cause e come dire, ti mettono in seria difficoltà, e tant'è che i medici hanno delle assicurazioni anche molto costose per il lavoro che svolgono. E allora risponde il medico e non risponde il magistrato di eventuali errori, ma scusate. O non risponde allo stesso modo, ma anche il medico è, diciamo, il medico, anche il medico è in buona fede, no? Voglio dire, non è che fa apposta, eppure ci vuole un grado di attenzione, di perizia, e c'è un meccanismo di responsabilità che vale per tutte le professioni, anche per le professioni che sono professioni complesse. Bisogna. E poi voglio ricordare che la Lega, per quanto riguarda il meccanismo di scelta dei magistrati e per quanto riguarda il meccanismo di scelta dei pubblici ministeri, soprattutto, ha sempre guardato con attenzione l'elezione diretta. Allora, se tu sei parte e allora devi rappresentare quella che è la collettività, allora devi anche essere in qualche modo scelto dalla collettività. E poi c'è anche l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che è un'altra di quelle, un altro referendum appoggiato dalla Lega, così come in maniera trasversale, così come dai grillini e anche da parte del PD, tra l'altro. Se si decide, si cambia sistema, allora si cambia sistema per quanto riguarda il futuro, e dobbiamo mettere da parte l'ipocrisia. Si sceglie che i partiti devono diciamo essere sostenuti esclusivamente dai militanti, dai sostenitori, con regole chiare, allora lo diciamo senza ipocrisie, aboliamo il finanziamento pubblico. Però non è che si può essere ipocriti. Allora Zaia, bisogna fare ancora chiarezza su un tema, perché questa è stata l'estate un po' delle nebbie, nonostante il sole, nella Lega. Addirittura ci sono due posizioni talmente diverse che un quotidiano li ha chiamati, sto parlando di due segretari nazionali, quello lombardo e quello veneto, che un quotidiano li ha chiamati gemelli diversi. E il nodo del contendere è il ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge.
La questione è quella ovviamente di, dell'argomento che lei tratta e di, della posizione da una parte di un segretario che dice ci vuole un referendum per abolire quel ministero, dall'altra un altro segretario che invece dice da un'apertura maggiore, ascoltiamo e sentiamo quali sono le sue ragioni. Come terza opzione c'è appunto il Presidente della Regione Veneto che dice io invito il Ministro a rivolgersi all'Europa piuttosto che all'Italia rispetto a tutti gli sbarchi dei clandestini che ci sono in questi in queste settimane sulle nostre coste. Allora, cerchiamo di capirci. La posizione della Lega innanzitutto è una sola rispetto a questo argomento oppure è variegata rispetto non solo da regione a regione ma da testa a testa, possiamo dire. Prima cosa, e qui ovviamente l'argomento è ampio perché a partire dallo Ius Soli a lo sbarco dei clandestini, insomma, l'immigrazione e in particolare l'integrazione, così come si chiama il Ministero, ha un raggio piuttosto ampio d'azione. Secondo lei qual è la posizione della Lega, se c'è un'unica posizione? Beh, la Lega ha un'unica posizione che è quella della contrarietà totale allo Ius Soli. In un partito nel quale si incontrano diverse anime, diverse estrazioni culturali, sociali e anche politiche, perché sono persone che hanno storia, poi io ad esempio non sono mai stato iscritto a un partito prima di aver fatto la tessera, ma c'è anche chi viene da altri partiti, è comprensibile, non tutti avevano 20 anni o 15 anni. Ecco, se c'è una cosa dogmatica è che noi siamo contrari al fatto che un cittadino, semplicemente perché nasce qui, diventi italiano, lombardo, veneto o piemontese. Perché? Ma non perché siamo di poco di buono, perché non vogliamo che in un paese nel quale abbiamo 7000 km di coste, dove è facile raggiungere l'Italia, perché noi siamo la porta per l'Europa, per gli immigrati, pensate al Maghreb, pensate all'Albania, ci arrivano in gommone o sopra i bidoni del gasolio o dell'olio per le auto. Non vogliamo che accada in un paese nel quale c'è una legge che comunque permette di venire qui e curarsi, perché è un grande segno di civiltà. Da noi la sanità è garantita a tutti. Lo dico a quelli che spesso citano gli Stati Uniti, ricordatevi che in quei paesi bisogna mostrare la carta di credito prima di curarsi. No, lo dico perché, e mi permetto di dirlo anche a nome di Roberto Cota, cioè non è facile gestire una sanità nella quale è garantito tutto a tutti. Ed è bene che sia così, noi siamo per questa sanità. Allora, per tutta questa serie di motivi, voi capite che c'è grave rischio di avere dei cittadini che potrebbero non sapere neanche la nostra lingua. Sarebbe facile prendere un volo charter da Tunisi o da Tirana o una nave, venire qui, far partorire la moglie e tornarsene a casa col fagotto e con il cittadino italiano, che poi ti permette di fare il ricongiungimento, di chiedere anche la cittadinanza per i genitori. Noi diciamo di no. A noi sembra che sia una posizione assolutamente comprensibile. Non serve essere leghisti, non serve avere una tessera di partito. E i cittadini, credetemi, che sono lì a casa, che non si occupano di politica, pensano come noi. Qualcuno si è scandalizzato per la mia proposta. Io ho detto, se c'è un problema tra gli immigrati, ce n'è uno, che è quello dei bambini in età scolare, 8-10 anni, che comunque dalle mie parti parlano il veneto prima di imparare l'italiano, come è accaduto anche dalle mie parti, anche per il sottoscritto, che vanno a scuola, sono figli di genitori che si sono integrati e hanno residenza qui, i quali inevitabilmente avranno la cittadinanza del 18° anno d'età, riconosciamolo durante la scuola, come accade in Germania. Perché dico questo? Intanto per non dare un segnale di civiltà e di correttezza, ma per un altro motivo. Perché la signora Chiang, il signor ministro Chiang, mette davanti il problema dello Ius Soli quello dei bambini immigrati. Sono due robe diverse. Noi siamo contro lo Ius Soli e siamo per risolvere questo problema che non c'entra niente con lo Ius Soli. Chiaro questo, no?
Quanto al ministro, noi abbiamo una colpa che è un peccato originale. Di solito la luna di miele per un amministratore cosa dura? 100 giorni, 90 giorni, 30, se la sfiga che ti arrivi anche l'alluvione come è successo a me non dura niente. A questa signora la luna di miele noi gliela abbiamo prolungata all'infinito, lei, cioè la luna di miele vuol dire tutti ti danno ragione, puoi dire quello che vuoi perché sei appena nominata. Noi invece di dire inchiodiamo il ministro davanti a discussioni concrete, parliamo di immigrazione, parliamo di emigrazione, parliamo di modelli che funzionano, guarda caso sono quelli delle regioni governate dalla Lega, perché l'emigrazione è possibile e dove c'è integrazione è dove abbiamo governato noi, bene dirlo questo. Al punto tale che gli immigrati vengono a iscriversi nel nostro partito, è bene che qualcuno se lo ricordi questo. Bene, invece di parlare di questi temi l'abbiamo offesa. Allora, l'offesa da condannare senza se e senza ma. Deve essere chiaro questo. Non siamo bravi leghisti perché offendiamo un ministro. Noi il ministro non lo vediamo nero, bianco, azzurro, occhi azzurri, biondo, quello che è. Noi lo vediamo per quello che è. E questo ministro sta girando l'Italia senza dire nulla, perché non dice nulla di concreto. Questo ministro ha l'obbligo, come tutti i ministri, di presentarci un elemento di lettura della sua attività, ovvero una proposta di legge che ancora oggi non abbiamo mai visto. Perché è partita con lo Ius Soli, poi ha parlato di Ius Soli moderato, poi a forza di rompergli le scatole ha detto che è bene che ci rivolgiamo all'Europa, ma la verità è che non c'è una politica per l'immigrazione in Italia. Da quando c'è questo ministro non c'è. Questo è quello che noi dovevamo dire. Abbiamo perso tempo utile con le offese. Le offese sono da condannare, non ci portano da nessuna parte. Quanto al referendum, guardate, io ho sostenuto in tempi non sospetti tutti i referendum dei radicali, ho votato contro anche il dettame che c'era allora in Lega, il sì all'ultima tornata referendaria, quindi ho votato no al nucleare, ho votato no alla privatizzazione dell'acqua, no al legittimo impedimento e l'altro che non me lo ricordo più. Perché sono convinto che il referendum, e la Svizzera insegna, sia la sublimazione della democrazia, cioè si chiama il popolo a esprimersi. Quindi io, guardate, non trovo scandaloso che Salvini, seppur autonomamente, senza discutere con nessuno questa proposta, dica raccogliamo le firme per un referendum. Perché poi ognuno andrà lì a esprimersi come crede, ma ci va il popolo. Ci va il popolo, questo è fondamentale. Però io direi con un correttivo, ed è bene che in un paese civile questo accada, togliendo il quorum. Cosa significa? Che il referendum passa a maggioranza di chi ci va. Perché se noi facciamo passare questo principio, coinvolgiamo anche di più i cittadini. Perché in questo paese sta musica di continuare a dire ma la gente non è contenta, non c'è più affezione per la politica, non vanno a votare. Intanto vi ricordo che il presidente Obama è stato votato da un quarto degli americani, cioè il 25% è andato a votare il presidente degli Stati Uniti, primo. Secondo, vi dico che togliendo il quorum ai referendum, quelli che sono a favore correranno per andare a sostenere il loro referendum, quelli che non sono a favore e non vogliono che passi correranno per andare a votare contro. Io penso che questo sia un segno di grande civiltà, quindi togliamo il quorum ai referendum. Così se ne facciamo uno sull'autonomia, sull'autodeterminazione, sul federalismo, ho l'impressione che passi. Il perché questo governo potrebbe cadere a varie, insomma, sfaccettature, opzioni, diciamo. Esatto. Però una di queste è proprio quella dell'IMU, che è stata la battaglia del PDL per tutta l'estate. Ma allora, prima domanda: è davvero necessario togliere l'IMU, cioè non far pagare l'IMU sulla prima casa, è la cosa più importante in questo momento storico, oppure questo sacrificio lo si può chiedere agli italiani, prima cosa, magari per un tempo limitato. Seconda cosa, secondo lei, che cosa deciderà alla fine il governo? Visto che siamo in estate, direi che le promesse del Presidente del Consiglio sono promesse da marinaio, nel senso che
poi promette, però ha creato ancora più problemi, no? Perché la promessa non mantenuta, diciamo, semina incertezza nella gente e negli amministratori locali, perché non sanno poi come gestire il bilancio, no? Perché non hanno assolutamente garanzia per quanto riguarda l'IMU sulla prima casa, no, perché se lo prende Roma, ma in generale non hanno garanzia dal punto di vista di quello che succederà e dell'impianto complessivo del sistema. E questa è una caratteristica, diciamo, di questo governo. Allora, cosa penso io dell'IMU? Penso che l'IMU sulla prima casa sia profondamente ingiusta come tassa. E allora non è che si deve guardare la tassa presa singolarmente. No, è chiaro che se uno paga ha una pressione fiscale che è al 20%, allora può anche accettare una tassazione sulla prima casa, poniamo. Ma se uno ha una pressione fiscale che arriva, per chi svolge un'attività di tipo imprenditoriale, al 70-80%, allora questa tassa, che già di per sé è ingiusta, diventa assolutamente inaccettabile. Perché diventa una tassa messa in un livello di pressione fiscale inaccettabile, una tassa ingiusta, perché tesa a colpire non le grandi ricchezze, ma tesa a colpire quello che è il risparmio, e cioè il prodotto del lavoro e della fatica delle persone. Perché da noi la prima casa ce l'ha il 90% delle persone, i dati cosa sono, l'87%, il 90%, perché noi soprattutto qui abbiamo una cultura che è quella di lavorare, risparmiare, mettere via i soldi per comprarsi la casa. E uno che si prende la prima, che compra la prima casa, non è uno ricco, straricco. Allora, un conto è se uno si prende un castello, vive in un castello, ma qui stiamo parlando dell'appartamentino dopo una vita di lavoro. Allora è certo che è ingiusta, no, è assolutamente ingiusta, perché è un modo di colpire le categorie più deboli. Poi, tutta questa riforma dell'IMU, no, uno dice, quando una imposta si chiama municipale, allora dovrebbe finire le amministrazioni locali. Mica finisce le amministrazioni locali, cioè il saldo rispetto al governo precedente, dove c'eravamo noi al governo, è un saldo penalizzante nei confronti dei cittadini, no? Perché pagano sulla prima casa e prima non si pagava. Ma è un saldo penalizzante anche nei confronti delle amministrazioni locali, perché comunque i soldi non vanno a loro in questo caso, ma vanno a Roma. E allora qui continuiamo a prenderci in giro. Allora bisogna cambiare come? In questo modo. Allora bisogna fare in modo che la pressione fiscale cali, perché è a un livello inaccettabile. E bisogna fare in modo che il taglio vero sia alla spesa pubblica dell'apparato centrale. Allora, voi vi chiedete perché sul territorio comunque, nei consigli regionali, si è ridotto comunque il numero dei consiglieri regionali, sono state fatte dappertutto delle riforme, no? Noi abbiamo fatto anche in Piemonte una riforma molto incisiva, abbiamo ridotto il numero dei consiglieri regionali, abolito quello che è il finanziamento ai gruppi, abbiamo cambiato completamente rispetto ad un diciamo ad un sistema dove c'era anche a livello regionale un finanziamento ai partiti politici. L'apparato centrale ha cambiato qualcosa? No, non ha cambiato niente. I parlamentari quanti sono? Sono diventati 500 oppure sono ancora 1000? Sono ancora 1000, e questi parlano, guarda caso, gli unici che hanno fatto qualcosa siamo noi, perché comunque la Lega per ben due volte
era arrivata ad una riduzione del numero dei parlamentari, ad un superamento del bicameralismo perfetto, cioè senatori e deputati che fanno la stessa cosa. Quando avevamo approvato la devolution, che poi è stata bocciata dal referendum perché la sinistra ha fatto ideologia, e poi con la riforma che è stata approvata, che abbiamo portato avanti quando siamo ritornati successivamente al governo, perché noi su questo punto abbiamo ancora battuto. Così non può funzionare, cioè i sacrifici non si possono chiedere quando sono profondamente ingiusti e quando non hanno né capo né coda. Altra questione e chiudo: il patto di stabilità. Scusate, ma serve a qualcosa questo patto di stabilità? Lo sanno tutti che non serve a niente. E lo sanno tutti che il patto di stabilità colpisce in maniera consistente lo sviluppo della nostra economia. Perché ci sono i comuni virtuosi che hanno i soldi in cassa e non li possono spendere per fare gli investimenti a favore delle loro comunità. Allora, lo togliamo o no questo patto di stabilità? Bisogna toglierlo. E se non lo tolgono, è inevitabile che poi che in qualche modo si arriverà ad uno sforamento, perché gli amministratori locali non ce la fanno più. Però purtroppo su questi temi non solo non ci sentono, ma fanno esattamente il contrario. L'ultima domanda, il tema è importante, è un tema cruciale, ma di fatto il tempo a nostra disposizione era quello che era, per cui, e vorrei parlare di lavoro. Le regioni si stanno preparando ad anticipare i soldi per la cassa in deroga, un miliardo, qualcosa di più, però è evidente che questa non è la soluzione, che le regioni ci riescano, alcune di più, alcune di meno, di fatto alla fine lo dovranno fare, se dovranno, per tutti quei lavoratori che altrimenti non avranno uno stipendio, ma posto anche che ce la si possa fare o che almeno le regioni che rappresentate ce la faranno, non è questa la soluzione, questo è evidente, cioè così non si risolve il problema del lavoro, ci vuole una politica che sì, deve essere una politica centrale, cioè che parte da Roma, ma c'è qualche via d'uscita anche per una politica dal punto di vista dello sviluppo del lavoro che parte dalle regioni? Ma il fatto che la politica sia decisa a livello nazionale rispetto al mercato del lavoro ci fa già pensare che in quei palazzi a Roma molti non hanno mai visto un'azienda, non sanno neanche cosa significhi avere i calli sulle mani e andare a lavorare. Questo è un aspetto che dico non per strappare un applauso, ma perché chi ha vissuto come me e Roberto i palazzi romani sa benissimo quale sia l'approccio poi di tutta una macrostruttura, come la definiamo, che è quella dei funzionari, degli alti funzionari di Stato, dei quali non si parla mai, no? Perché sembra che il problema sia solo ed esclusivamente quello dei politici, ma che sono quei 2.000-2.500 persone che governano l'Italia a prescindere da chi vince le elezioni. Questo dobbiamo saperlo. Allora, io penso che se noi avessimo pieni poteri, ed è noi il nostro senso dell'esistere per noi è quello di portare a casa autonomia per le nostre regioni, potremmo dare delle risposte che siano molto più concrete. E spesso i cittadini mi chiedono: ma quando usciremo dalla crisi? E io rispondo: ma anche se usciamo dalla crisi domani mattina, tu sei convinto che un operaio possa vivere con 1.200 euro al mese? Siamo convinti che l'uscita dalla crisi possa prescindere dal fatto che bisogna aumentare lo stipendio dei lavoratori? Io penso invece che la vera uscita dalla crisi sia quella di far ripartire i consumi, ma per far ripartire i consumi bisogna che i cittadini abbiano i soldi in tasca. Per far trovare i soldi in tasca ai lavoratori bisogna fare in modo che i datori di lavoro non versino due volte tanto lo stipendio a Roma e un terzo al lavoratore, ma li diano tutti al lavoratore. Questa è la vera sfida. Allora guardate, noi non chiediamo nulla di speciale a Roma, anche perché abbiamo capito che il nostro linguaggio non lo capiscono. Gli chiediamo solo di togliersi dalle palle.
Ma è concreto. È concreto l'imbarazzo che abbiamo nel momento in cui tu hai ragazzi che non trovano lavoro, lavoratori che non riescono a sbarcare il lunario, 170.000 disoccupati come ho io, che non, noi non conoscevamo la disoccupazione, siamo arrivati all'8,3% contro quello che era per noi occupazione totale di 3 anni fa. Di fronte a questi cittadini tu non gli puoi rispondere ma è Roma, debbono decidere, perché bisogna prendersi l'autonomia. Adesso non chiedetemi quali sono gli strumenti, io penso che lo strumento più forte che abbiamo è quello della scelta politica, del voto, no? Però il voto per un partito come il nostro, che è un partito del territorio, è un voto che non va ghettizzato, non deve essere un club esclusivo, una riserva indiana. Essere leghisti, ve l'ho detto all'inizio e chiudo con questo pensiero, è quello di allargare il consenso. Chi si ricorda 20-25 anni fa non si trovavano i candidati da mettere nelle liste dei comuni perché tutti si vergognavano. Adesso sembra che tutti si vergognino degli amministratori, no, magari in Lega, però voglio ricordare che noi siamo cresciuti grazie al consenso che i nostri sindaci hanno portato alla Lega, grazie al consenso degli amministratori, dei consiglieri comunali. Allora io penso che il vero tema sia quello di tornare ad essere sempre meno partito e sempre più movimento. Forse il vero male è quello di essersi dati una ossatura di partito, e prima giustamente Roberto Cotta parlava del finanziamento pubblico, ma guardate, siamo e io sono per l'abolizione, ma da subito. Perché poi se dovessi fare un ragionamento da cittadino barra militante dico, ma alla fin fine il finanziamento pubblico cosa mi ha portato? I casini che abbiamo visto? Perché a me risulta, siccome anch'io ho dato le malte alla mia sede del mio comune 25 anni fa, l'abbiamo ristrutturata, alla fin fine i militanti poi, la sede, i piccoli interventi che si fanno, le feste, se le autofinanziano, per cui qualcuno mi spiega cosa serve il finanziamento pubblico al partito? Noi dobbiamo fare una bella legge che mutui le esperienze internazionali positive e dia modo ai finanziatori di finanziare in maniera trasparente e pulita i partiti. E il finanziamento pubblico del partito non è giusto che sia dato ai partiti. Lo diano per creare occupazione, sono miliardi di euro che sono stati dati ai partiti e penso che i partiti non abbiano creato quel grande volano che tutti si aspettavano. A proposito di territorialità, chiudiamo con un sorriso, ma che poi sorriso tanto non è, e svegliamo finalmente questo arcano. Ma il tiramisù è veneto o friulano? Secondo voi di chi è? Guardate, i savoiardi che vengono da quella zona lì, noi li produciamo da fine 1800. Sì, però i nostri sono più buoni, dai. No, questo è poco ma sicuro, però noi abbiamo avuto l'abilità di metterci il caffè, mascarpone e cacao. Allora mangiamoci un tiramisù adesso. Volevo ringraziare Nunziante Consiglio e tutti i militanti che hanno lavorato per questa festa, grazie.